Spostata al 5 dicembre la partita con la Triestina per gli impegni dei nazionali, questo fine settimana ritorna in campo l'Atalanta Under 23. Venerdì i nerazzurri ospiteranno a Caravaggio il Mantova. Una partita particolare per Andrea Ceresoli, che nella passata stagione ha giocato proprio nelle fila della squadra biancorossa. Come sta vivendo questa settimana il giovane difensore nerazzurro? La sto vivendo bene, sono contento perché era da tanto che aspettavo questa partita in un senso positivo, perché sono contento di rivedere alcuni miei compagni che sono stati lì l'anno scorso e non vedo l'ora di affrontarli, perché quest'anno sono una grande squadra, forte e organizzata. Sfida d'alta classifica, vista la posizione che occupano al momento le due squadre. Mantova primo, a pari merito con il Padova, Atalanta quarta, insieme alla Virtus Verona. Sì, assolutamente, quindi è bello affrontare appunto quelle partite qui contro squadre forti, sia sulla carta che sul campo. Andrea Ceresoli è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta. La scorsa stagione è andato a maturare esperienza proprio a Mantova. È stato un anno finito male, però molto positivo dal punto di vista dell'esperienza. Mi sono trovato bene, una bella città, una bella squadra, un bello stadio, e secondo me è stata un'esperienza positiva. Con l'Under 23 quest'anno Andrea Ceresoli ha segnato un gol pesante, quello che ha regalato la vittoria con il Fiorenzuola nell'ultimo turno casalingo. Sì, finalmente sono riuscito a sbloccarmi anche da quel punto di vista lì, sono molto contento sia per il gol e soprattutto per la vittoria, perché aiuta e dà sempre morale. Un Atalanta Under 23 che sta a dir poco ben figurando. Siamo partiti così, ma penso ci possa stare, perché eravamo un gruppo nuovo, comunque un gruppo di ragazzi in un campionato professionista, e ora invece stiamo carburando, la squadra gira e stiamo facendo secondo me bene, e puntiamo a continuare così e migliorare partita dopo partita. Che partita sarà Atalanta Under 23 Mantova? Sarà una partita, penso e spero, bella da vedere, da giocare, perché entrambe le squadre, sia noi che loro, giochiamo a calcio, o almeno ci proviamo, e quindi spero in questo. Andrea